Ferretti, la prima domanda quasi d'obbligo: sono passate qualche ora, insomma, dalla fine dello spoglio, si conosce qual è stato l'esito del primo turno, quindi le chiedo anche un piccolo bilancio ora che è passato un po' di tempo. Il bilancio direi che è positivo, è venuto fuori che il PD è il primo partito della città, un PD rinnovato, un PD con un progetto nuovo, insieme ad altre persone, quelli della mia lista e quelli di IEP, che hanno ottenuto direi un ottimo risultato. Abbiamo di fronte 15 giorni, abbiamo di fronte la possibilità di confrontarci con i nostri elettori e con tutti gli elettori di Siena. Staremo fuori, staremo con la gente per spiegare ancora meglio il progetto che abbiamo in testa. A noi non è mai piaciuta e ci ha veramente mosso nel presentarci di essere, la volontà di essere un'alternativa alla destra che sta governando. E quindi questo fatto di scontrarci direttamente con loro ci rende ancora più forti, ancora più convinti nelle nostre idee e nel nostro modo di andare avanti. Come imposterà quindi ora il centro-sinistra la propria campagna elettorale nei prossimi 15 giorni? Ma io per stasera ho convocato i partiti della coalizione e ne parleremo un attimino insieme, poi vedremo i progetti che loro hanno, li confronteremo con il nostro progetto su cui ovviamente non deroghiamo e se ci saranno punti d'incontro ci incontreremo, non abbiamo preclusioni. Ho sempre detto e sostenuto che tutti i progetti devono servire a far crescere Siena. E sono fatti per i senesi, non per chi l'ha presentati. Quindi non ci sono preclusioni. Se ci sono cose buone, verranno prese e valutate molto volentieri. Le chiedo anche un commento a caldo, insomma, rispetto a quanto è avvenuto ieri con lo spoglio, perché per conoscere i dati ufficiali su Siena ci sono volute molte ore, si è finito in tarda notte con la conclusione dello spoglio. Secondo lei perché questa lentezza? E, insomma, bisogna anche dire che c'erano i dati ufficiosi che dicevano una cosa e i dati ufficiali che dicevano un'altra. Ma la lentezza è dovuta a diversi motivi. Uno dei motivi era la quantità enorme di liste che è stata presentata, che sicuramente non ha facilitato lo spoglio. Il voto disgiunto, che sicuramente l'ha complicata, il fatto che parecchi presidenti di seggio fossero persone nuove recuperate all'ultimo momento perché mancavano. Se si mettono insieme tutti questi fattori è evidente che i problemi ci sono stati e vediamo se alle prossime elezioni questi problemi non ci saranno. Faccio commentare un'ultima cosa perché ieri Elly Schlein, diciamo a caldo, vedendo l'esito del voto, comunque si è detta, mi passi il termine, abbastanza gasata per i ballottaggi. Ecco, lei come si sente e se ha avuto anche modo di contattare il segretario del PD? Io ho sentito il segretario regionale, siamo molto gasati anche noi e siamo molto contenti del risultato ottenuto e siamo molto molto fiduciosi nel risultato finale. Ma ve l'aspettavate? Il ballottaggio? Sì, ce l'aspettavamo, ce lo meritavamo, l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo per averlo, andando contro a tante logiche che ci volevano fuori. Ma le persone credo abbiano capito che noi eravamo qualcosa di nuovo rispetto a prima. Però non vi aspettavate il centro-destra avanti al primo turno? E quella è stata la vera svolta. Il centrodestra è avanti, ma l'altra lista è finita a niente, quindi da questo punto di vista cambia poco, tra virgolette. Cosa vuole dire agli elettori che al primo turno non l'hanno scelta e anche magari agli elettori che hanno votato per Facciani, visto che quei 6.000 e più voti fanno gola ovviamente in vista del ballottaggio? Ma non è una questione di gola, è una questione di progettualità. Bisogna condividere la progettualità. Il nostro primo appello, infatti, è agli elettori. Noi vogliamo parlare con gli elettori presentandogli quali sono le nostre prospettive. Tutto qui, né più né meno, che siano di Facciani o che siano di altri, noi vogliamo presentare a loro il progetto nostro. Siamo disposti a valutare i progetti loro. Se sono progetti che riteniamo buoni per Siena, siccome noi vogliamo il bene di Siena, siamo pronti a valutarli.